diciamo alle solite, nel senso che come le altre due partite siete riusciti a riprenderla. Insomma, questa sera con un avversario sicuramente di caratura superiore rispetto a Carrarese e Cubbio, però in tre partite casalinghe nei playoff Pescara non è riuscito mai a vincere e ha subito 7 gol. Diciamo, due aspetti negativi insomma sono questi, al di là del grande cuore che questa sera la squadra ha messo in campo sicuramente. Sì, i gol sono un dato oggettivo subiti, quindi non posso dire niente, ma sul resto oggi abbiamo fatto una grande partita, esattamente come il secondo tempo della partita scorsa. Le partite possono puoi vincere, puoi perdere, ma se giochi così, con questo, sono d'accordo con il cuore, ma con grandissima qualità, secondo me una buonissima proposta da parte del Pescara contro una squadra sicuramente interessante, ma è chiaro che se concediamo questi gol è troppo facile per gli avversari. Detto questo, grande cuore, grande voglia di recuperare il risultato, ce l'abbiamo messa tutta, ce l'hanno messa tutti i ragazzi, da questo punto di vista non vi posso rimproverare niente. È chiaro che commettiamo disattenzioni e le paghiamo a caro prezzo. Perché infatti la realtà forse è che il Pescara ha spinto tanto, però le uniche occasioni sono state un capolavoro, due gol di Monfetta e due gol del Pescara. No, prima io dicevo, io ragazzi non posso dire niente, perché è chiaro che abbiamo commesso 3 errori e 3 gol, ma sulle giocate, sulla proposta, sulla voglia di non perdere, la voglia di recuperare il pallone, tutte le situazioni che abbiamo provato, ma anche alcune situazioni dove ci hanno messo del loro, cioè dei ragazzi bravi, e quindi mi dispiace proprio per loro, perché non è giusto che una squadra che si allena così bene e concede troppo facilmente le situazioni agli avversari. Quindi da questo punto di vista non posso essere contento, ma dall'altra parte ormai c'è tanto da essere contenti. Questi ragazzi non si meritano questo, ce la metteremo tutta e per fare il risultato di là. A proposito della gara di ritorno, visto che a questo punto insomma si guarda già giovedì, sarete in grande emergenza, soprattutto a centrocampo, perché Bobetti e Derisio erano diffidati, sono stati ammoniti, non ci saranno Brudi e Frascatore, non ci sarà Dorsi, a meno che non venga accolto il riposto, insomma. Ci saranno tante defezioni che ti costringeranno ad alcune scelte obbligate. Certo, non è il modo migliore per presentarsi giovedì a Salone. Sì, ma io mi fido dei ragazzi che ho, ma proprio ciecamente. Sono dei ragazzi splendidi che si fanno il culo, passami il termine, tutta settimana. Quindi c'è gente che lavora sodo, non vedo l'ora di giocare. E te lo posso assicurare, infatti anche oggi chi ha giocato ha dato l'anima. Questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere là. Andremo sicuramente in campo in 11 e quindi chi entra in campo e chi entrerà darà l'anima, sono sicuro. Sembra una sostituzione di Pontisso dovuta alla stanchezza o una scelta tua tecnica? Una scelta tecnica non l'ho visto, insomma era quasi arrivato, era un po' che si lamentava, un giocatore che difficilmente ha finito le partite quest'anno, per cui l'ha finita forse l'ultima, la prima volta dopo un po' di mesi. Avevo gente fresca fuori della quale mi fido ciecamente e si è visto secondo me. Con tutto il rispetto per Pontisso, che è un grande giocatore. Non ho fatto un cambio per l'ammonizione sicuramente. Ma se invece due ragazzi che sono entrati, specialmente delle mora, che non li puoi dire neanche loro. No, ma te l'ho detto prima, i ragazzi entrano perché se lo meritano, altrimenti non li metterei in campo. I ragazzi sono bravi e l'avete visto anche oggi. È chiaro che non è semplice in un contesto così difficile fare differenza con un ragazzo così giovane, però oggi non si è vista la differenza d'età, anzi. Possiamo dire che forse la cosa più bella di questa sera, so tu forse eri già entrato negli spogliatoi, è stato l'applauso della curva di tutto lo stadio, la squadra alla fine, insomma la gente ha apprezzato quello che questa squadra ha fatto, nonostante le difficoltà, nonostante gli errori, insomma il Pescara è piaciuto soprattutto per questo grande cuore. Insomma, io penso che ne parlavamo già l'altra volta per quanto riguarda i tifosi vogliono questo, quindi noi non possiamo nemmeno un secondo non portare in campo questa roba qua, quindi atteggiamento, voglia, e si è visto anche la partita scorsa quanto loro abbiano apprezzato questo atteggiamento. È chiaro che dobbiamo farlo anche in altre partite, e se ci troviamo in queste difficoltà magari anche il risultato è per colpa nostra sicuramente. Dal punto di vista dell'atteggiamento della gente non possiamo ringraziarli, oggi state vicini dall'inizio alla fine, e l'applauso finale credo sia degna conclusione di una prestazione insomma importante dei ragazzi dal punto di vista dell'atteggiamento, con degli errori ovviamente. Dimostrato in 15 minuti che in avanti è veramente un grandissimo
grandissimo ragazzo, siccome verrà convocato in nazionale e potrà essere utile giovedì, proverai a chiedere se, diciamo, potrà essere a tua disposizione oppure purtroppo non ci si potrà convocare? No, ci siamo mossi in questo senso, è chiaro che la federazione ha priorità su questo ragazzo perché comunque è convocato, però ci siamo mossi in questo senso, stiamo aspettando delle risposte perché ovviamente il ragazzo deve stare con noi perché abbiamo bisogno. Nulla da perdere no, perché abbiamo un sacco da perdere, no? Perché purtroppo quello che c'è in palio è altissimo per noi. L'abbiamo visto anche oggi dal punto di vista dell'atteggiamento e della voglia di fare il gioco, secondo me ce l'abbiamo messa tutta, è chiaro che avremo delle difficoltà oggettive perché numericamente non saremo gli stessi, troveremo delle soluzioni sicuramente. Per chiudere, cioè, da parte mia, adesso tornando indietro, questo mancato terzo posto che insomma si poteva sciuffare alla fine vi ha costretto a giocare queste due partite in più. Questi giocatori ammoniti, l'espulsione di Lussi, l'infortunio di Lussi, insomma, alla fine adesso state un po' pagando ad oggi queste due partite che sicuramente vi hanno costretto ad uno sforzo fisico importante e anche a dei cartellini gialli che ti costringeranno a perdere altri due giocatori per la gara. Guarda, io non vivo di rimpianti, ormai quello che è stato dobbiamo pensare al presente e la prossima partita che è giovedì sarà fondamentale per noi, è chiaro che è giustissimo quello che dici ma non possiamo farci niente, per cui col senno di poi è tutto giusto ma pensiamo a domani riposandoci oggi. Sì, diciamo prima è una costante purtroppo e... Senza giustificare nessuno, quando ne prendi più di uno è chiaro diventa un problema. E, insomma, quando marchi a uomo fai le coppie, purtroppo più di una volta l'abbiamo perso e vuoi o non vuoi il gol lo prendi sempre, quindi è colpa nostra sicuramente. Grazie.